Ciao, in questo video voglio parlare delle strategie per la riconquista dell'ex. Questi temi comunque li tratterò più approfonditamente insieme ad altri il venerdì 14 ottobre a Torino alle ore 21 nel seminario gratuito che terrò presso l'Educatorio della Provvidenza in corso Trento 13. Per riconquistare un ex è importante, proprio perché spesso succede che, diciamo, se vogliamo riconquistarlo, quest'ex, è perché siamo stati lasciati e quindi abbiamo necessità di riuscire a riconquistarlo in qualche modo. Anche perché, altrimenti, se non intraprendiamo, diciamo così, delle attività per la riconquista, ci mettiamo contro la nostra sfera emotiva, perché la nostra sfera emotiva, se diciamo non agiamo, gli stiamo triturando praticamente l'oggetto di desiderio, gli stiamo triturando ciò che lei desidera fondamentalmente. Quindi è necessario mettere in atto delle strategie di riconquista, non soltanto per la riconquista fine a se stessa, ma anche per non creare una rottura, non creare una dissonanza, una distonia con noi stessi. Perché è evidente che diciamo, mentre la parte logica può anche avere dei risentimenti, può anche avere, diciamo, della rabbia, del rancore verso l'ex, perché di solito quando, insomma, si viene lasciati, in qualche modo, soltanto per il fatto di essere lasciati, si tende a vivere rabbia e questa rabbia sarà proporzionale all'amore che si aveva per l'ex, perché se noi siamo coinvolti con una persona, questa persona ci genera pathos, ci genera emotività e nel momento in cui avviene un cortocircuito per cui l'altra persona chiude la relazione, l'energia dentro comunque noi l'abbiamo, non è un qualcosa che può svanire, o riusciamo rapidamente a canalizzarla su altre situazioni, cioè se riusciamo a canalizzarla su altre situazioni, in qualche modo diciamo l'energia viene utilizzata e quindi non resta compressa dentro. Ma se non riusciamo a canalizzarla, perché non abbiamo altro per le mani fondamentalmente, allora avviene una commutazione per cui tutto l'amore che provavamo per quest'ex si trasforma in rabbia. Però c'è questa cosa da tenere in considerazione, che mentre la rabbia, mentre l'amore viene gestito dalla sfera emotiva, cioè quando si ama non si ragiona fondamentalmente, la rabbia viene gestita dalla sfera logico-razionale, cioè è la sfera logico-razionale che si incazza. Quando si odia si ragiona invece, quando si ama non si ragiona, quando si odia si ragiona. Adesso sto facendo solo un'introduzione, ma come dicevo prima, nel seminario gratuito di Torino del 14 ottobre alle 21 presso l'Educatore della Provvidenza tratterò anche in dettaglio le strategie di seduzione per riconquistare un ex. E quindi siete tutti invitati a partecipare a Torino venerdì 14 ottobre. Bene, comunque andando avanti con il discorso, ecco quindi che per noi stessi dobbiamo cercare di fare qualcosa per la riconquista. È evidente che però la cosa che, diciamo, sentiamo compulsivamente di fare sicuramente non è la cosa giusta, perché è ovvio che la nostra parte emotiva, quando siamo, diciamo, ecco, vedo una domanda, però dopo la separazione si sta maledettamente ribellando. Come si fa a dire che quando si odia si ragiona? Laura. Beh, giusto per fare un inciso, quando si odia si ragiona perché l'odio viene gestito dalla sfera logico-razionale. Poi ci può essere il raptus per cui uno, diciamo, ma il raptus è emotivo, non è logico. Ecco, scusate, c'è stato diciamo, c'è stato un problema di connessione wireless debole, per cui riprendo il discorso. Stavo dicendo, quando si odia, non, ci può essere un raptus, ci può essere un impulso, ci può essere uno scatto, ma normalmente la vendetta viene ragionata, non è un qualcosa che
accade, come dire, istintivamente. Per cui questa rabbia, che è l'amore che si è tramutato in rabbia, viene gestita dalla sfera logico-razionale. Per cui la persona inizierà a provare del rancore, della rabbia, del risentimento verso la persona che l'ha lasciata. Questo a livello razionale. Ma a livello emotivo, però, ci sarà sempre un coinvolgimento. La parte emotiva vuole la riconquista dell'oggetto di desiderio, o perlomeno vuole che la parte logica riprovi nella riconquista. Per riprovare nella riconquista dell'oggetto di desiderio, ci sono delle strategie che si possono utilizzare e queste strategie dovrebbero essere, diciamo, gestite in modo consapevole, perché spesso quando agiamo inconsapevolmente, cioè seguiamo l'istinto, tendiamo a fare le cose sbagliate. Tendiamo a fare le cose sbagliate perché quello che tendiamo a fare quando una persona ci lascia fondamentalmente è quello di inseguire, è quello di iniziare a tempestare di telefonate, a fare gli appostamenti sotto casa, a cercare di capire su WhatsApp quante volte sta collegato, da che ora, con chi starà parlando. Insomma, quello che compulsivamente, cioè, tendiamo a fare è questo, tendiamo, che ne so, a chiedere agli amici cosa sta facendo, capire se c'è un antagonista, se c'è un altro, se c'è un altro di mezzo. Iniziamo a bersagliare di telefonate, di email, iniziamo a fare ciò che non va fatto fondamentalmente. Ciò che non va fatto perché la sfera umana ha una caratteristica particolare, la mente umana, soprattutto a livello di coinvolgimento, che intanto se ti ha lasciato per qualche motivo si sarà decoinvolto, ma in più. Più tu gli dai manifestazioni di interesse, gli dai manifestazioni di coinvolgimento, più lo decoinvolgerai. Perché il meccanismo strano della mente umana è che quando sappiamo che una persona è coinvolta con noi, innamorata di noi, a meno che noi non siamo già innamorati, ma anche se lo siamo, ridurremmo comunque l'innamoramento, ci disinnamoriamo. Sembra strano, ma è così. Ognuno provi a pensarci. Quando hai la certezza che una persona è cotta, stracotta, innamorata di te, non te la fili più, non ti interessa più. Sì, magari ci stai assieme perché sei abituata a starci, per convenienza, boh, per mille motivi, insomma, ma non provi più innamoramento. Perché per essere innamorati, per definizione, ci deve essere una tensione. L'innamoramento è una tensione emotiva, ci deve essere una tensione emotiva. Tra quindi la parte logica che vuole possedere e la parte emotiva che vuole desiderare, fondamentalmente. Per cui, dando ancora dei segnali forti di interesse, di inseguire quindi la persona che ti ha lasciato, ottieni esattamente l'effetto contrario, ottieni che si decoinvolgerà ancora di più. Se già il coinvolgimento era poco, tenderai ad azzerarlo. E non solo ad azzerarlo, tenderai, facendogli stalking fondamentalmente, ad andare in negativo. Cioè andare in negativo cosa vuol dire? Generargli ancora della rabbia e del rancore nei tuoi confronti. E supponendo il livello di coinvolgimento 0 e il livello di coinvolgimento 100 massimo, per dire, se tu vai a meno 50, passare da meno 50 a 0 è molto più difficile che passare poi da 0 a 50. Cioè, quando vai in negativo serve tantissimo tempo e tantissima, diciamo, attività per recuperare. Quindi, la prima cosa che devi fare quando sei stato lasciato è non fare nulla. Non fare nulla nel senso non fare nulla verso l'altra persona, perché anche non fare è comunque un comportamento attivo. Invece devi fare verso te stesso, verso te stessa, perché non devi permettere che la tua sfera emotiva si incappi. Devi inizialmente magari sforzandoti, magari diciamo facendo delle cose che inizialmente possono anche costarti fatica perché vanno un po' fuori dalla zona di comfort, vanno un po' fuori da ciò che siamo abituati a fare, però devi sforzarti. Eccomi, scusate di nuovo un piccolo problema, sempre con Starlite Wireless che oggi fa girare i coglioni. Ecco, quindi stavo dicendo, è necessario mettere in atto quindi delle strategie che siano finalizzate al ghosting, cioè a scappare, a non farsi vedere che si insegue. Nel momento in cui uno si o una si allontana da te,
Lasciandoti non devi inseguire, perché nel momento in cui insegui ottieni esattamente l'effetto contrario, un allontanamento ancora maggiore. Quello che devi fare è l'indifferenza, cioè non devi dimostrare rabbia nei suoi confronti, ad esempio chiudendo il canale WhatsApp, chiudendo il canale Facebook, Messenger, bloccando qua, bloccando là, perché gli dai comunque un segnale di indicatore di interesse, vai a generare una situazione negativa. Invece quello che devi fare è semplicemente una tattica di congelamento. Cioè lui ti lascia, non devi neanche stare a controbattere nel momento in cui ti lascia. Poi uno può essere lasciato in diversi modi, può essere, c'è qualcuno che ti può lasciare via SMS, e allora a quelle SMS lì non devi neanche rispondere. Se uno ti mandasse un messaggio, ah guarda mi sono rotto i coglioni, ti lascio, non devi rispondere a quello, devi smettere di cercare, ma non devi neanche dare risposta. Se uno ti lascia per telefono, gli dici va bene, ok, va bene. Se uno ti lascia per qualche motivo, diciamo così, verbalmente così, non devi stare a controbattere, perché tanto più controbatterai, più lui si, diciamo, rafforzerà nella sua idea che è giusto lasciarti. Invece devi praticamente assecondare, ah va bene, ok, buona vita, buona fortuna, ciao. Questo è quello che devi fare fondamentalmente nel momento in cui sei lasciato. Successivamente chiudi ogni canale, non dimostri né indifferenza né niente, non fai alterazioni neanche, almeno nella fase iniziale, sulle vari profili Facebook, WhatsApp, queste cose qua, perché sembrerebbe fatto proprio apposta di ripicche. Quindi devi continuare, diciamo, a mantenere il ritmo costante, come se il fatto che lui se n'è andato o lei se n'è andata non avesse influito minimamente sulla tua vita, non avesse minimamente generato alcun disturbo. Ecco, questo permette praticamente di ottenere un qualcosa di importante, permette di instillare un dubbio in chi ti ha lasciato, perché chi ti ha lasciato, se ti vedesse soffrire, penserebbe che tu sei comunque cotto e quindi di averti comunque in pugno non sentirebbe l'interesse a cercarti. Invece devi semplicemente dimostrare indifferenza, in modo tale che nella sua testa scatti il dubbio, ma non è che forse mi sono visto un film diverso e questa non è che era poi così coinvolta nei miei confronti, se non mi cerca nemmeno. Cioè, pur essendo stato lasciato tu, sei tu che gli fai vivere il rifiuto, sei tu che gli fai vivere l'abbandono, e questa è la chiave di volta, perché la somministrazione di rifiuto e abbandono è quella che coinvolge, perché lui si aspetta, perlomeno a livello logico, ma sicuramente anche a livello emotivo, che tu inizi a inseguire, oppure che tu ti incazzi, che tu lo pigli a male, però ci aspetta una cosa del genere. L'unica cosa che non si aspetta è l'indifferenza e neanche un cambio di vita particolare, come se, diciamo, tutto il tempo passato assieme l'avessi annullato in uno schiocco di dita, fondamentalmente. Questo è quello che va fatto nella prima fase. Quindi devi, perché se tu fai questo, poi ci saranno, ottimizzerai le possibilità che la persona venga a cercarti, ottimizzerai le possibilità che sia lui a cercare di stabilire un contatto, perché un'altra caratteristica degli esseri umani è che non tollerano avere delle gestalt aperte. Una gestalt è una forma, cioè gli esseri umani emotivamente, mentalmente in generale, non riescono a resistere quando c'è qualcosa che non capiscono, hanno bisogno di fare un accertamento, hanno bisogno di andare a verificare, hanno bisogno di capire che cosa è successo, e tu in questo modo non gli dai modo di capire, perché il ghiaccio, diciamo, che il freeze, la tecnica freeze, il raggelamento, il congelamento che metti in atto non gli dà modo di capire. E quindi è quasi inevitabile che, passato un certo tempo, una ventina di giorni normalmente, alle volte si becca proprio il 21° giorno, ci sia una manifestazione da parte di questa persona. Ci sia una manifestazione che può essere un messaggio, essere un qualche cosa per riuscire a capire come mai non stai inseguendo, come mai, oppure non come mai incazzi. E a quel punto lì, diciamo che hai già fatto metà della cosa. Quello che devi riuscire a fare è stabilire... Riscusate se per le connessioni che danno problemi, magari poi ne farò un'altra.
E quindi devi stabilire dei dubbi. Nel momento in cui la persona inizia a cercarti, devi mettere dei dubbi. Devi mettere, che dubbi devi mettere? Beh, devi mettere il dubbio intanto il tarlo che potresti aver conosciuto qualcun altro o qualcun'altra, ma non devi dirgli esplicitamente. Devi dimostrarti anche poco interessato a quello che fa lui o quello che fa lei. Cioè, nel momento in cui si stabilisce il contatto, non devi chiedere cosa fai, come ti vanno le cose, come ti va la vita, non devi chiedere niente, devi rispondere praticamente in modo abbastanza asettico a quello che ti viene chiesto, dimostrando indifferenza, perché così, diciamo, alimenti ancora di più il dubbio lo fai crescere ancora di più, e più cresce il dubbio, più la sua parte emotiva inizia a ribollire dentro, un po' come se tu avessi acceso il fuoco sotto la pentola, e pian piano, e più semini dubbi, più sto fuoco cresce, più sto fuoco cresce, perché è la certezza che, diciamo, abbassa l'emozione. Anche se, non so, se tu vieni lasciato e sai che quell'altro ha trovato l'amore della sua vita, te ne fai una ragione dopo un po'. Se tu vieni lasciato e invece non sai perché, non sai qual è il motivo, e questo ti coinvolge ancora di più. Questo è quello che devi fare tu per, diciamo, ottenere che inizi un coinvolgimento. Perché poi dove bisogna arrivare? Beh, bisogna arrivare al fatto che sia l'altra persona a cercare di stabilire un contatto. Cercare di stabilire un contatto. Se l'altra persona cerca questo contatto, da quel momento lì, diciamo che si è invertita la clessidra. Perché non sarà più lui, non sarai più tu a inseguire, non sarai più tu a manifestare l'esigenza, ma sarà l'altra persona a manifestare l'esigenza di cercarti, a manifestare l'esigenza di inseguirti. E allora qui scatterà di nuovo quel meccanismo della mente umana, come ho accennato prima, che quando capisci che un'altra persona è coinvolta con te, tende a decoinvolgerti. Tenderai a decoinvolgerti. Cioè, e più questo ti inseguirà, più cercherà, più ti decoinvolgerai. Perché? E il possesso abbassa il desiderio, o almeno la percezione del possesso. Perché questa è un'altra tattica che possiamo usare su noi stessi, anche, e questo comunque, tanto per ribadirlo, lo spiegherò poi bene venerdì 14 ottobre alle 21 a Torino, dove farò questo seminario gratuito, quindi aperto a tutti. Iscrivetevi soltanto via SMS al 333 15 11 703. Per partecipare, diciamo, sarà completamente gratuito. A Torino alle 21, il 14 ottobre, corso Trento 13, Educatore della Provvidenza. Ecco, stavo dicendo, queste note così pubblicitarie, stavo dicendo che è importante capire questo meccanismo. Cioè, non è tanto il possesso reale che abbiamo di una persona, quanto la percezione che abbiamo del possesso di una persona. E questo già ci aiuta a decoinvolgerci, cioè se vogliamo decoinvolgerci con qualcuno che magari di fatto suo non ci considera tanto, ma se noi percepiamo che questo è completamente innamorato di noi, riusciamo a decoinvolgerci, perché l'innamoramento è soltanto un qualcosa che scatta nella nostra testa, non è dettato dai comportamenti. Certo, i comportamenti dell'altra persona influiscono, ma è più che altro l'interpretazione dei comportamenti dell'altra persona. Quindi se noi impariamo a ristrutturare la nostra mente, il modo in cui interpretiamo le cose, possiamo acquisire la capacità di decoinvolgerci o coinvolgerci a piacimento. Cioè, quando vediamo che una situazione non funziona, possiamo decoinvolgerci interpretando le cose nel modo giusto. È un po' come dire, un esercito che si sta ritirando, potrebbe essere ristrutturata la ritirata, come no, non si sta ritirando, ma sta avanzando nella direzione opposta. Questo è per capire il concetto. Quindi gli eventi in sé non esistono, cioè non esistono oggettivamente. È soltanto l'interpretazione degli eventi che influisce su di noi, su come ci sentiamo. Cioè è l'idea che l'altra persona possa tradirci che ci fa soffrire. Più del tradimento, per fare un esempio addirittura, più del tradimento conclamato, è l'idea, il dubbio che possa tradirci. Perché se stiamo con una persona che ci riempie di corna dal mattino alla sera, ma che noi percepiamo come fedele, siamo contenti. Se invece stiamo con una persona fedele, come Santa Vergine Maria, qualche Madonna, diciamo, fedele, come potenziale traditrice, stiamo male. Quindi non è l'evento stesso. Noi siamo ipnotizzati dall'idea dell'esistenza degli extraterrestri. Ogni volta che mi si alza lo sguardo al cielo, vedo due luci, credo
capisco che gli extraterrestri esistono, lo vedo come una prova dell'esistenza degli extraterrestri. Mentre invece, se sono ipnotizzato dall'idea che non esistono, possono pure atterrare quattro nani. Ecco qua di nuovo sto problema di staccato di connessione. Comunque terminerò qua perché magari la riprendo più tardi perché comunque c'è sta rete che va e viene. Però per completare il discorso, quindi se noi siamo ipnotizzati da un'idea, quell'idea lì diventa la nostra realtà e non possiamo farne a meno. Se sono ipnotizzato dall'idea che una persona mi tradisca, diciamo che vedrò segni del tradimento in ogni situazione. Questo anche per quanto riguarda la percezione del coinvolgimento di un'altra persona. Cioè, magari un'altra persona mi dà un sacco di indicatori di interesse e io percepisco che di me se ne fotte. Oppure mi dà pochi indicatori di interesse e percepisco che è innamoratissima di me. Quindi il percepire, la capacità di percepire che una persona è innamorata, indipendentemente da quello che fa, mi permette di decoinvolgermi. Mi permette di decoinvolgermi per sempre, perché il meccanismo della mente umana è proprio quello, che nel momento in cui capisco che qualcuno è coinvolto fortemente, tende a decoinvolgermi. E questo dobbiamo metterlo in atto proprio nella riconquista dell'ex, perché poi paradossalmente più siamo decoinvolti, più riusciremo a coinvolgere. Perché se noi imparassimo a trattare le persone che ci interessano come trattiamo le persone che non ci interessano, avremmo, diciamo, fatto il 50% del lavoro nel coinvolgimento. Quindi queste sono, diciamo, in linea di principio le strategie. Magari riprenderò più tardi perché adesso ho la connessione qua wireless che è un po' ballerina e mi spiace anche interrompere sempre. Ricordo a tutti quindi l'appuntamento di venerdì 14 ottobre a Torino, alle ore 21, in corso 3013, Centro Educatorio della Provvidenza, nella sala auditorium. Ci sarà questo mio seminario gratuito per tutti, quindi, però l'iscrizione è obbligatoria per riservare il posto, quindi via SMS a 333 1511 703. Magari più tardi provo a rifare una connessione. Per adesso saluto e ringrazio tutti gli ascoltatori, che vedo che ce ne sono abbastanza, e quindi saluto tutti. Ciao!